Gli europei di Lead sfida Chamonix, a seguire un'intervista a Stefano Ghisolfi, infine le prove di Coppa del Mondo di Lead a Briançon e Imst, questo nella seconda puntata del Climbing Magazine. Andiamo subito a Chamonix, in Francia, comune francese di 10.000 abitanti, situato nel dipartimento dell'Alta Savoia, nella regione del Rodano Alpi, una delle mete classiche per lo sci alpino ed è sicuramente una stazione importante anche per quanto riguarda il climbing. Nel 2015, tra l'altro, ha ottenuto il titolo di città alpina dell'anno. Dopo esserci occupati delle prime tappe di Coppa del Mondo di Boulder e aver seguito quelle di Speed, la velocità in estremo oriente per l'occasione, ritorniamo dunque nel vecchio continente per concentrarci sulle prime tre prove del circuito mondiale della Lead. Lo vedete, c'è anche il nostro Stefano Ghisolfi, torinese, il migliore interprete di questa disciplina per quanto riguarda gli azzurri. E qui intanto siamo già sul primo dei concorrenti, Sebastian Halenk, germanico, classe 1995, numero 37 per lui in questa sfida, canotta nera, pantaloncini verdi. Eccolo qui il ragazzo con la cresta da ultimo dei Moicani, chiamato Basti dagli amici, che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi due anni e si è messo in luce non solo in patria. Nel 2013 ha vinto il titolo nazionale proprio nella Lead, ma anche a livello internazionale. In questi ultimi anni è riuscito a crescere molto il ragazzo tedesco. Lo scorso anno fu nono in Coppa del Mondo proprio qui in Francia, ma a Briançon, e poi ad Imst in Austria, stessa posizione ai World Games a Cali in Colombia, e poi su questa parete tredicesimo sempre lo scorso anno. Qui sta facendo davvero molto bene Sebastian Halenk, eccolo inquadrato, niente da fare, però non arriva fino lassù in cima, fino al top. Saluta comunque il pubblico, il folto e competente pubblico di Chamonix, che vediamo anche qui nelle immagini. Ora tocca a Ramon Julian Puyablanque, 33 il suo numero, spagnolo. Ramonet è sicuramente uno dei migliori interpreti al mondo di questa disciplina della Lead. Lo spagnolo di Barcellona è nato l'11 settembre dell'81, è il re, se così possiamo dire, di questa specialità. Brevilineo, tutto forza con le braccia, lo vedete alla Yurik, esplosivo e tonico come pochi altri, e anche a quasi 34 anni resta uno dei migliori interpreti di questa fantastica disciplina, in grado di catturare il pubblico che segue le gare sotto le pareti, ma anche quello che segue le gare sul divano a casa. Eccolo Ramonet, sta per arrivare lassù in cima, lo vedete, la presa arancio sotto la scritta top. Ramonet lo tocca con una mano, non riesce però a raggiungerlo con l'altra, bisogna tenere il top con tutte e due le mani. Comunque grande prova, arriva a sfiorare il top e arriva lassù in cima, fa meglio di Sebastian Halenk, il tedesco. Qui intanto siamo sul nostro Stefano Ghisolfi, classe 1993 di Torino, numero 14, maglia dell'Italia ovviamente per il nostro migliore interprete, lo abbiamo detto, è riuscito a salire anche per la prima volta sul podio, sul gradino più alto del podio, lo scorso anno in Cina, e sempre lo scorso anno ha conquistato anche un terzo posto, una medaglia di bronzo in Coppa del Mondo, e sempre in Cina è salito per la prima volta sul podio in Coppa del Mondo nell'ottobre del 2012. Dunque la Cina porta davvero molto molto bene a Stefano Ghisolfi, ne abbiamo parlato anche con lui nell'intervista che poi vi proporremo, con il ragazzo del gruppo sportivo Fiamme Oro di Moena, gruppo sportivo che lo ha accolto nel 2012. Ora entrerà, niente da fare però, anche per lui termina la prova qui a Chamonix, una parete che non ha mai portato troppo bene a Stefano Ghisolfi, che comunque si è difeso alla grande. Qui siamo su Adam Ondra, numero 17, canotta azzurra e pantaloncini cachi per il ceco, nato a Brno il 5 febbraio del 1993.
Eccolo qui, impegnato. Ondra ha vinto 2 coppe del mondo, una di Boulder ed una di Lead, 2 mondiali. Nel 2014 ha conquistato sia il titolo di Lead sia quello di Boulder, dunque è il campione in carica. Nelle stesse specialità ha vinto anche 2 medaglie d'argento iridate ed inoltre vanta 2 bronzi mondiali nella difficoltà, la Lead, ma soprattutto è l'uomo immagine, l'uomo copertina di questa affascinante disciplina sportiva che è il climbing, che è l'arrampicata sportiva. Nel 2016 vorrebbe anche aprire un'altra via 9B+ a Flatanger in Norvegia, lui che ha già affrontato vie da 9B+ superandole alla grandissima. È lui davvero uno dei migliori interpreti della arrampicata sportiva, sta per arrivare nelle prese che più contano. Vediamo se Adam Ondran riuscirà a chiudere la via qui a Chamonix. Il tempo che scorre alla destra dei vostri teleschermi, gentili telespettatori, e quello è impiegato fin qui da Adam Ondran, che va a toccare il top così come Ramonet, ma Ramonet è arrivato un pochino più su, dunque Ramonet, lo spagnolo Puyblanc, va a prendersi la vittoria, mentre qua siamo già sulla gara femminile con Jessica Pilz, l'austriaca numero 15, canotta verde tipica della nazionale austriaca. Ramonet dunque, dicevamo, al maschile va a prendersi la vittoria davanti ad Adam Ondra, e poi terzo posto invece per il germanico classe 95 Sebastian Halenke. Qui invece Jessica Pilz, dunque gara femminile, dagli uomini siamo già passati alle donne dove la gara è stata altrettanto affascinante. Qui chiude la Pilz, non riesce ad arrivare troppo in alto, comunque buona la prova dell'austriaca che in questa stagione può dire che è la stagione, si può dire che è la stagione della consacrazione per questa ragazzina. Ed ora un'altra giovanissima, Janja Garnbret, Slovenia, numero 8, maglia nera con le strisce arancioni per la slovena 16enne, che sta facendo davvero molto molto bene, una delle più interessanti climber di nuova generazione, non solo per quanto riguarda il piccolo paese che è in Lubiana la sua capitale, ma proprio a livello internazionale. Basti dire che la ragazza slovena in primavera in Croazia ha segnato una prestazione di assoluto rilievo, ovvero la salita vista dell'8B Avatar nella strapiombante falesia di Pandora, dunque una ragazza che sa farsi valere anche in falesia. Eccola qua il primo piano di Janja Garnbret, la slovena che sta per arrivare lassù, ha già fatto meglio di Jessica Pilz, il top è lì, lo vedete, quello azzurro, quel tondo azzurro, va a prenderlo con una mano, ora va a moschettonare la Garnbret e poi tiene il top con tutte e due le mani. Il sorriso della ragazza slovena, davvero molto molto brava qui a Chamonix in questa prova, prima prova di Coppa del Mondo in Europa per quanto riguarda la Lead, e anche prova di valida per il campionato europeo, come abbiamo ricordato in apertura di questo nostro Climbing Magazine numero 2. Qua siamo su un'altra slovena, Mina Markovic, dalla Slovenia alla Slovenia, dunque da una maglia nera a strisce arancio ad un'altra canotta nera a strisce arancio, quella della ben più esperta Mina Markovic, nata a Maribor nel 1987, che affronta con la consueta grinta questa prova valida, lo ricordiamo ancora una volta, quale campionato europeo di specialità. Il pubblico foltissimo come sempre a Chamonix, dove si disputano le gare proprio nel centro della cittadina francese, quindi tra i turisti, tra i residenti, tra tutti coloro che amano questa disciplina, il pubblico è davvero molto molto numeroso. La Markovic ha praticato fin da giovanissima diversi sport come ginnastica, tennis, nuoto e danza, per poi passare all'arrampicata, e lo ha fatto nel migliore dei modi. Ha cominciato a partecipare alla Coppa Europa giovanile e ai campionati del mondo giovanili nel ormai lontano 2001, e dal 2004 gareggia invece in Coppa del Mondo con risultati che sono via via migliorati fino alla conquista del trofeo sia nella stagione 2011 che in quella 2012, dunque sicuramente una delle più agguerrite concorrenti anche per questa stagione, per questo 2015.
Lei dal 2009 partecipa anche alle prove boulder di Coppa del Mondo e oltre che ad arrampicare studia anche psicologia all'università, quindi è una ragazza che sta preparando anche per il suo futuro post-sportivo. Qui va a moschettonare la tattica diversa rispetto alla connazionale Garnbret prima di andare a lanciare, a fare il lancio verso il top. Eccola qua, mette prima la mano destra, poi con la mano sinistra tiene anche lei il top, fa meglio dunque anche come tempo della connazionale, va a prendersi questa vittoria. Eccola qui sul podio già Mina Markovic davanti a Janja Garnbret e poi alla Jessica Pirz, l'austriaca terza. L'inno. Un pezzetto di inno sloveno e qua siamo già sul podio maschile. Allora Ramonet, poi Blanche, vince questa gara a Chamonix davanti a il solito Adam Ondra e poi Sebastian Halenk, il germanico. Settimo posto per il nostro Stefano Ghisolfi, che si ferma alla presa 38 più, 53 più per Ramonet, 52 più per Ondra e poi Haneke per lui, presa 52, poi Romain Desgrange e Super, i due francesi ai piedi del podio. Qui la Markovic e la Garnbret che arrivano al top, Jessica Pirz è terza. E qui siamo ancora sul pubblico di Chamonix, perché oltre alla lead c'è stata anche una tappa di Coppa del Mondo di speed, e speed che valeva per quanto riguarda la gara di Chamonix anche come campionato europeo. Stesso discorso rispetto alla lead a Chamonix, dunque si è disputata anche la prova di speed. Rosa contro Santoni, qui siamo ancora nelle qualificazioni. Rosa a sinistra e il cieco tra i più forti interpreti. Va a vincere Alessandro Santoni, trentino di Dro, vicino ad Arco, patria di questa disciplina in Italia. Non ce la fa a chiudere davanti al forte, fortissimo cieco e dunque niente da fare. Resta fuori Alessandro Santoni dalla finale. Del resto il fortissimo esperto delle sfide a tutta velocità, Libor Rosa, è sempre difficile da affrontare. Qui c'è la sfilata di tutti i concorrenti al maschile e al femminile che parteciperanno alle finaline finali di questa prova speed valida. Lo ricordiamo anche in questo caso come campionato europeo. E allora cominceremo dalla finalina femminile, terzo, quarto posto, petit final come dicono da queste parti. Tsiganova sulla sinistra, Krajavina sulla destra, non c'è storia, la Krajavina Russia va a chiudere 8.03 il suo tempo per lei. Medaglia di bronzo, giù dal podio la connazionale Anna Tsiganova che chiude in 10.40, qui il rallenti, siamo su Maria Krajavina, Russia, che ha chiuso dunque in terza posizione. Eccola lì, 8.03 il tempo finale, bisogna schiacciare la membrana posta lì in cima per fermare il cronometro. Il pubblico dall'alto, sempre nel centro di Chamonix, e allora qui siamo alla finalina maschile. Kishin Dzonga alla sinistra, Masinzienski Polonia alla destra. Dzonga arriva per primo, Cina dunque che chiude con il tempo di 5.95. Kishin Dzonga va a conquistarsi un terzo posto, lui che ha vinto le prime tre tappe di Coppa del Mondo di speed in Estremo Oriente. Eccolo qui, ancora una volta va a battere il polacco Zenski, vince il cinese, ma tutto sommato è una sfida alla pari. Allora andiamo ora a goderci la finalissima per il primo e secondo posto. Alla sinistra dei teleschermi Giulia Caplina con i pantaloncini lunghi, a destra Anouk Jobert, Francia, in pantaloncini corti. È la Jobert che va senza esitare, chiude per prima Anouk Jobert. Tra il tifo scatenato del pubblico di Chamonix, giocava in casa 7.81 per lei, dunque la Caplina non ferma nemmeno il tempo, bisogna schiacciare bene su quella membrana che dicevamo prima. Allora va a vincere, si aggiudica il titolo europeo, si aggiudica anche questa tappa di Coppa del Mondo. Anouk Jobert, Francia, qui la vediamo in pantaloncini corti e canotta blu e siamo là. Finale, finalissima, eccola intanto la Jobert, finalissima maschile tra Libor Rosa e Danilo Boldirev. Rosa a sinistra, Boldirev Ucraina a destra, Rosa Cechia. Allora una sfida incredibile, vediamo, sono veramente appaiati, sono alla pari, due chiudono, stesso tempo incredibile tra Libor Rosa e Danilo Boldirev, che
chiudono tutti e due a 5,70 nonostante il giubilo di Rozza. Il tempo alla pari. Bisogna tornare a terra e verrà riproposta la sfida fra i due alla vediamo qui, proprio quando arrivano e chiudono tutti e due, 5,70 per Boldirev e 5,70 anche per Rozza. Incredibile, fanno rivedere anche al rallenti questo momento, il momento esatto in cui tutti e due schiacciano e tutti e due fermano il cronometro a 5,70. La gara bisogna ripeterla a questo punto, il pubblico ancora dall'alto, però ve lo diciamo subito, alla fine vince il ceco Rozza che ha battuto l'ucraino Boldirev, incappato in una doppia falsa partenza. E qui vi facciamo vedere l'ultima delle due false partenze, quindi alla fine Rozza aveva ragione a festeggiare in anticipo questa sua vittoria, si porta a casa anche il titolo europeo, il ragazzone Libor Rozza, il ragazzone cieco che vince dunque questa sfida davanti a Boldirev e a Kijinzong. Undicesimo ha chiuso il nostro Alessandro Santoni, tra le donne Anouk Jobert Francia davanti a Yulia Kaplina Russia e poi Maria Karajavina ancora Russia. Per quanto riguarda eccolo qui il podio femminile, Anouk Jobert dunque che si è aggiudicata il titolo continentale, così come Libor Rozza. Eccolo qua il podio maschile che chiama l'incitamento del pubblico di Chamonix in Francia. Alza il pugno Kijinzong. Ed ora un'intervista che abbiamo realizzato al 21enne torinese Stefano Ghisolfi, capace di vincere lo scorso anno la prova di Wuyang in Cina e di chiudere al nono posto nella classifica di Coppa del Mondo di lead. Lui, il nostro migliore interprete. Sentiamo che cosa ci ha detto. Zona riscaldamento, climbing stadium a Pravi di Arco, tempio italiano per quanto riguarda l'arrampicata sportiva. Siamo con Stefano Ghisolfi. Ciao Stefano. Ciao. Ben trovato. Ghisolfi, atleta di punta della nazionale italiana per quanto riguarda soprattutto la lead, quindi queste pareti molto alte da affrontare con la corda e i moschettoni. Come nasce questa passione, Stefano? La mia passione per l'arrampicata è nata circa 11 anni fa. Ho iniziato praticando tutte e tre le specialità, anche il boulder e la speed, e poi con gli anni mi sono specializzato di più sulla lead. Perché la lead? La lead è la mia preferita, ma è anche la regina dell'arrampicata, perché nasce dall'alpinismo, e l'essenza dell'arrampicata perché si va più in alto e sostanzialmente quando si arrampica bisogna salire. Come si affronta una parete da 18 metri? Dipende dal tracciato ovviamente, dipende da quello che preparano i tracciatori che qui si stanno proprio organizzando in questo momento per disegnare le vie dei mondiali giovanili. Sì, stanno tracciando. Non parteciperò a questa gara perché ormai sono nella categoria senior, anche se ci sono un sacco di giovani italiani che parteciperanno. Eccola qui, una via di qualificazione proprio dei mondiali giovanili, già pronta. Hanno appena finito di fissare le prese, ho anche raccolto proprio una vite che viene utilizzata dai tracciatori per mettere quelle prese. Tu dicevi non ci sarò ai mondiali giovanili, però è sempre bello anche vedere le gare, non solo partecipare. Sì, sì, infatti sarò qui come spettatore, c'è anche mia sorella Claudia che parteciperà. È un vizio di famiglia quello di arrampicare, insomma. Sì, in realtà è solo io e mia sorella, i miei genitori facevano tutt'altro. Ma tu facevi anche altri sport, perché poi hai scelto proprio l'arrampicata? Mi sono innamorato di questo sport, poi mi trovavo bene, a mio agio, era diverso. Io andavo in bici prima, facevo mountain bike, poi ho fatto un po' di hockey su ghiaccio e poi ho deciso di continuare con l'arrampicata. Perché tu sei piemontese di Torino, ma però vivi qua in Trentino Alto Adige, sei col gruppo sportivo di Moena. Sì, sono nel Fiamme Oro, di Moena da 3 anni e questo mi permette di vivere di arrampicata e mi permette di fare quello che preferisco fare. Sei riuscito a riportare l'Italia sul gradino più alto del podio nella lead a distanza di tanti anni, l'ultimo era stato Crespi se non erro, sì, Crespi. Tu hai vinto in Cina, poi terzo posto anche in Cina, insomma Cina per sempre per quanto riguarda le gare di Coppa del Mondo. Sì, non so come mai, ma quando vado in Cina riesco a dare il meglio di me. Vorrei anche provare a dare il meglio in Italia, però spero che succederà presto. Che cosa ti aspetti ancora dalla tua stagione? C'è ancora parecchio da fare? Sì, ci sono ancora 4 gare, quindi mi aspetto, spero, altre finali e qualche podio, spero. E ti piacerebbe vincere il Rockmaster una volta qui ad Arco? Sì, quello è il sogno di tutti gli arrampicatori. Sì, il Rockmaster sicuramente poi, soprattutto qui in casa. È un po' la Wimbledon dell'arrampicata, sì, si può dire? Sì, di sicuro. Grazie Stefano. Grazie a te. Questa allora l'intervista a Stefano Ghisolfi da Chamonix a Briançon. Rimaniamo sempre in Francia. Coppa del Mondo di arrampicata sportiva
Per quanto riguarda la lead, siamo alla seconda tappa. Briançon è un comune francese di 12.000 abitanti, qui intanto gara femminile qualificazioni, impegnata la nostra Claudia Ghisolfi, che però non è riuscita a centrare la finale. Dicevamo, Briançon, comune francese di 12.000 abitanti, situato nel dipartimento delle Alte Alpi, nella regione della Provenza Alpi Costa Azzurra, è situata a 1.325 metri. Briançon è la seconda città più alta d'Europa dopo Davos in Svizzera. E qui entriamo allora nel vivo della prova femminile. Siamo sulle prime tre di questa gara in terra francese, questa con il numero 39 è Annack Verhoeven. Si tratta di una ragazza 19enne che ha già concluso la sua prova, è nata nel 96. Il suo nome strano, Annack, significa, come spiegato da lei stessa, bambino in indonesiano. Qua intanto siamo già sull'austriaca Jessica Pilz. Come già detto, per lei questa è la stagione della consacrazione ad alti livelli. Per questa 18enne austriaca sfiora lassù il top, niente da fare, deve tornare con i piedi per terra Jessica Pilz, che comunque tanto bene ha fatto nelle categorie giovanili e ora sta mettendo in mostra tutta la sua classe anche a livello elite. Di classe ne ha da vendere Jaein Kim, Corea del Sud, numero 43 di dorsale per lei in questa prova. A Briançon ha cominciato ad arrampicare a 12 anni, ha esordito in Coppa del Mondo nel 2004 e nel 2006 ha cominciato anche ad affrontare le gare di Boulder, la sua esplosione nel 2009, qua termina la gara ma è abbondantemente prima, la sua esplosione dicevamo nel 2009 quando chiude seconda in classifica generale di lead, chiude seconda e con un argento al collo anche ai mondiali e conquista il terzo posto al Rock Master. Qua intanto siamo sulla gara degli uomini. Per quanto concerne la prova maschile, entriamo subito nel vivo della tappa di Briançon in Francia con le immagini che ci fanno vedere la gara giapponese Nagano. Eccolo qui, Minoru Nagano di Hiroshima, trentenne. Finisce subito la sua prova, 24esimo nel ranking mondiale, il nipponico, che in apertura di stagione sta facendo molto bene. Ma attenzione al nostro Stefano Ghisolfi, Italia, numero 34, canotta bianca con il tricolore sulle spalle. Eccolo qua, Ghisolfi, torinese, lo abbiamo detto, delle Fiamme Oro. Dal 2010 è il miglior atleta italiano nella Coppa del Mondo lì di arrampicata. Niente da fare però per il nostro Ghisolfi, non arriva al top, tocca a Jakob Schubert. Da Innsbruck, classe 90, ha cominciato ad arrampicare all'età di 12 anni, ha vinto il mondiale di specialità a Parigi nel 2012. In difficoltà però Jakob Schubert sulle prese di Briançon, eccolo qua, prova a prendere quel volume, scivola giù anche lui, niente da fare per Schubert che si arrabbia parecchio. Ed ora il pubblico attende Gauthier Super, eccolo qua, numero 64, francese ovviamente, lo sentite anche dal tifo in sottofondo, davvero volume altissimo. Gauthier è nato in Alsazia nel 90 da due genitori alpinisti, a due anni si è trasferita in Val d'Isère, Savoia, dove ha iniziato fin da bambino a praticare lo sci e poi con il fratello l'arrampicata sportiva, che continua a praticare anche con un certo successo. Ciò che mi piace di più dell'arrampicata, ha dichiarato in una recente intervista, è la gioia nel fare grandi movimenti dinamici e provare a superare i miei limiti. Eccolo qui che prova a superare il limite posto da questo volume sulla parete di Briançon. Sta facendo davvero molto molto bene Gauthier Super, che si sta per portare a casa la vittoria. Non arriva fino al top, ma il successo in questa tappa di Coppa del Mondo è suo. Gauthier Super, numero 64, ha potuto alzare dunque le braccia al cielo, lo rifà, va giù e si sente la marsigliese ovviamente a Briançon. Allora Gauthier Super ha vinto questa prova, il francese è stato davvero bravissimo in questa prova in casa davanti a Nakano, il giapponese, e poi Jakob Schubert sul gradino più basso del podio. Il nostro Stefano Ghisolfi ha chiuso invece in sesta posizione alle spalle di Sean McCall, ma davanti niente proprio di meno che ad Ada Mondra. E qui siamo invece sulla classifica al femminile, ha
vinto Jaehyun Kim, Corea del Sud, davvero molto molto brava, lo abbiamo detto, del resto è una che si è portata a casa la Coppa del Mondo di arrampicata 2010 e quindi è una delle migliori interpreti di questa disciplina, Jaehyun Kim davanti a Jessica Pilz e poi Anneke Verhoeven e poi via via tutte le altre. Ed ora lasciamo la Francia per trasferirci nella non lontana Austria, nel Tirolo, per la precisione a Imst, dove si è disputata la terza prova di Coppa del Mondo Lead. Qui vediamo gli atleti che stanno arrivando e si stanno facendo le prove di scaldamento. Si guarda anche qual è il tracciato da affrontare ai piedi delle Lechtaler Alpen nel Tirolo austriaco. Ad un'altitudine di circa 800 metri è situata questa vivace città di Imst, dove chi ama le vacanze attiva può davvero praticare diverse attività sportive. Il paesaggio che circonda Imst è ideale infatti per praticare l'escursionismo, il ciclismo, l'arrampicata ovviamente e il rafting. Allora siamo già con le immagini della prova lead per quanto riguarda i ragazzi. Qui vediamo anche la via che dovranno affrontare, la via che dovranno superare per arrivare lassù in cima, e qui siamo su Romain Desgrange, Francia. Seduto qui al fianco si vede per un attimo anche il tedesco Halenk con l'inconfondibile cresta da moicano. Desgrange è nato il 12 ottobre 82 a Saint-Colombe, ha cominciato ad arrampicare tardi rispetto a molti altri atleti, ovvero all'età di 14 anni, ed è anche un ragazzo che non ha vinto tantissimo e ci sta provando in questa stagione, dove è partito discretamente bene. Desgrange alle prese con il volume nero, lo supera, ora qualche difficoltà invece per affrontare questo volume arancio subito sopra, infatti scivola, termina qui la sua prova il francese in quel di Imst, scrolla la testa, non è affatto contento di come sono andate le cose. Qui siamo invece su Domen Skofic, Slovenia, dorsale numero 41 per il ragazzo con la canotta nera e i pantaloni lunghi, è stato introdotto all'arrampicata da un amico quando aveva 6 anni, non ha più mollato, molla qui invece anche lui la presa, niente da fare per Domen Skofic in questa terza prova di Coppa del Mondo in terra austriaca. A proposito di terra austriaca, ecco Jakob Schubert, lui che è di Innsbruck, è tirolese, qui gioca in casa. Lo vediamo, Schubert, numero 43, incitato in sottofondo dallo speaker. Vai, 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 Jakob, gli gridava. Eccolo qua, Schubert, inquadratura dal basso. Lui riesce a superare i due volumi, color arancio. Poi va ad abbrancare anche questo volume nero e si issa ulteriormente. Davvero ottima la prova di questo ragazzo. Poi va giù, ma si aggiudica sicuramente la vittoria. Ed ora siamo sulla gara al femminile, Mina Markovic, dagli uomini alle donne, dunque per questa terza prova lead di Coppa del Mondo ad Imst in Tirolo. Eccola la Markovic, abbiamo detto lei che ha vinto il trofeo, la Coppa del Mondo, sia nella stagione 2011 che in quella 2012, è sicuramente tra le migliori nella specialità della lead della difficoltà. Eccola qua inquadrata dall'occhio di bue a Imst in Austria, Mina Markovic sta esprimendosi al meglio anche oggi. La slovena finisce la gara anche per lei, ma è andata su in alto qui ad Imst, sta facendo davvero bene in questo inizio di stagione, in queste prime tappe di Coppa del Mondo di lead. Ora Jessica Pilz, l'abbiamo detto che si sta affermando proprio in questa stagione, la diciottenne è una ragazza molto molto determinata. Anche per quanto concerne la Pilz, leggevo una recente intervista dove lei diceva: mi alleno 5 ore al giorno, poi per quanto riguarda l'arrampicata poi subito in palestra a Linz per una sessione di un paio d'ore di pesi e fitness. Termina la prova anche Jessica Pilz, che comunque sta decisamente affrontando nel migliore dei modi questa stagione 2015. Janja Garnbret, Slovenia, abbiamo già visto la Markovic, la Garnbret lo abbiamo detto giovanissima, 16enne con il numero 13 qui a Imst.
sta cercando di vincere, o almeno ci prova, la sua prima gara in Coppa del Mondo. Ha già dimostrato di essere indubbiamente una delle più forti atlete della nuova generazione e della scuola slovena. Giovane età dunque, ma anche grinta da vendere per lei. Sta cercando di superare la connazionale Markovic. Non ce la fa, però il successo a questo punto andrà e va sicuramente a Mina Markovic, Slovenia, davanti a Janja Garnbret e a Jessica Pilz, Austria. Eccolo qua la classifica, e non ci sono italiane ovviamente nelle prime otto. A seguire andremo a vedere la classifica maschile. Domina Romain Desgrange, primo, davanti a Jakob Schubert, e a Domenskovic Stefano Ghisolfi chiude decimo. Per quanto riguarda questa prova di lead a IMSS, è davvero tutto per questa seconda puntata del Climbing Magazine.